prima di partire, i cavalieri crociati, soprattutto i nobili, scolpivano sulle pareti di questa chiesa i loro scudi, i loro stemmi nobiliari, come buon auspicio, come protezione per il grande viaggio, la guerra verso l'ignoto che dovevano affrontare in Terra Santa. Gotico e romanico che si incontrano in questo antichissimo tempio di Santa Maria del Casale di Brindisi. Uno si è inciso addirittura il suo autoritratto, incrociato con la cotta, la maglia, la protezione, tipo l'armatura che aveva, e qua tante croci, tra cui lo scudo, la croce crociata e templare. Che questa, non è stata questa chiesa non è stata costruita nel 1300, ma almeno tra il 1100 e il 1200. Infatti mantiene caratteristiche, oltre che gotiche, anche tipiche del romanico siculo arabo. E quindi si parla del periodo normanno 1000-1200. Qua si intravede il volto, guardate, di un santo, non so, o di un cavaliere o di un monaco che si era imbarcato. Vedi la barba, il naso, gli occhi, lo stile abbastanza bizantino, ma nello stesso tempo troviamo qua Dagaz, una splendida runa, significa che qui si sono imbarcati anche i vichinghi, i normanni in parte cristianizzati, che venivano in questa chiesa e da qui poi si imbarcavano al porto di Brindisi per andare in Terra Santa a combattere. È possibile che siano passati anche quelli della prima crociata, i famosi normanni della dinastia Altamilla, che era tipica qui di Brindisi. Guardate, una splendida runa. Questo è il chiostro che mantiene la sua funzione originaria. Il chiostro cos'era? Un orto botanico dei monaci. La triportico. E dire la chiesa.